Oh mio Dio, Gabbro che non sta portando un videogioco che non sia War Thunder. E che è successo? Ma in realtà niente, avevo questo gioco scaricato all'interno della mia console e quindi poi mi andava di giocarci e mi andava anche di farci un gameplay, tutto qua. Anche se molto probabilmente i gameplay che vi porterò saranno due, perché volevo farvi, diciamo, vedere le ultime due missioni della campagna di Ace Combat 7, che sono veramente particolari e capirete presto il perché. L'aereo che andremo ad utilizzare adesso sarà un F-35, penso che un po' tutti voi lo conosciate, ovvero un aereo multiruolo stealth che può fare tutto. Guarda, se volete vi può fare anche il caffè. Ma quindi ora avviamo la missione 19, e in tutto il gioco ha 20 missioni, quindi se avete capito quello che vi ho detto prima, vi porterò anche un altro episodio di questo gioco mostrandovi la missione 20, che secondo me è quella più figa ma anche quella più difficile. E niente, vediamo come andrà. Here we go. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo arrivati i primi. Vaffanculo ai francesi. Oh, e ci siamo. Io già so cosa mi aspetta e non vi dico niente. Vi faccio assaporare questa scena. Thanks, I owe you. No sweat. Get into formation. We have the numbers. E ok, sperando che YouTube non mi dia il copyright per qualsiasi cosa tipo che faccio vedere in questo gioco, possiamo cominciare. Allora ragazzi, qual è il nostro obiettivo? Per il momento il nostro obiettivo è quello, innanzitutto guardate che siamo fighi, un F-35 in mezzo a tanti F-15, però lasciamo stare. Il nostro obiettivo è quello di abbattere quanti più nemici possibili e di raggiungere un limite massimo di punteggio entro il limite di tempo che vedete in alto a sinistra. Tra l'altro vi faccio notare l'accuratezza con cui sono realizzati gli aerei in questo gioco, ogni tipo di aereo che c'è, non soltanto l'F-35. Sì, ma dove stanno i nemici? Eccoli, eccoli qua. Belli di papà, venite qua, venite. Venite che vi faccio il culo a strisce. Agganciati. Ok, uno l'ho distrutto, ok. Stavo per dire che non ne avevo distrutto nessuno e stavo per fare una figura de merda. Liscio. Aspetta che ora faccio la virata e vi recupero entrambi. Oh, abbattuti entrambi. Ah, guarda che belli questi missili da ricerca. Sono fantastici su sto gioco da utilizzare. Perché allarme? Missile in arrivo, via. Ok. Non ne ho preso uno. E a te però ti devo prendere. Se non ti prendo vuol dire che sti missili fanno cacare. Oh, distrutto. Easy. Non li ho presi, porca di quella puttana. Ora che ci penso, mi sta venendo in mente che c'è stata quella famosa, diciamo, polemica sugli F-35 acquistati dall'Italia. Anche se, intanto qua faccio le stragi. Anche se però in realtà l'F-35, cioè secondo me non è un bidone assolutamente come alcuni lo definiscono. Un po' perché è uno dei miei caccia preferiti, quindi vabbè ok, sono di parte. Ma un po' perché comunque penso che questa polemica, a parte il costo dell'aereo e del progetto in sé per sé, che vabbè ok, quello vabbè ok, è costato abbastanza. Però ovviamente è un caccia, anzi un aereo multiruolo, scusate, particolare, quindi è normale questo costo sproporzionato. Anche se alcune volte, anzi molte volte, ho sentito dire da persone che praticamente questo caccia, anzi questo aereo, ogni volta lo chiamo caccia e mi confondo, è una ciofeca perché non riesce a rivaleggiare con altri aerei, come per esempio l'F-16 in un dogfight. Anche se questo, ragazzi, non è un aereo costruito per fare dogfight. Ah, e per chi non lo sapesse, in questo caso dogfight non significa combattimento tra cani, anche perché non ha un cazzo di senso con quello di cui stiamo parlando, quindi significa semplicemente un combattimento uno versus uno contro, cioè tra due aerei. Ma comunque, tornando al discorso Italia ed F-35, se volete una mia opinione, anche se ne parlerò in un futuro video su questo aereo, secondo me l'Italia ha fatto più che bene ad acquistarli. Poi questa è una mia opinione, ma secondo me intanto dietro di me succedono cose, esplodono supernove. Dicevo, secondo me il nostro paese ha fatto bene ad acquistarli, perché è sempre meglio avere un'aviazione aggiornata con degli aerei stealth che possono svolgere tanti ruoli e quindi sono anche più ironicamente economici, perché hai meno aerei ma che fanno più cose, piuttosto che avere aerei vecchi di tante categorie diverse, quindi che costano di più. Anche perché lo stesso discorso varrà anche quando dovremmo sostituire i Typhoon, e lì vedrete che ci sarà un'altra polemica su questo tipo di argomenti, ma oramai diciamo ci sono abituato. L'Italia è un paese di polemiche in sostanza. Ehi, piccolo pezzettino di stronzo. L'ho mancato. Vabbè, ragazzi, questi missili li hanno costruiti dove? Dove li hanno costruiti questi missili?
Dov'è l'aereo? Intanto qua sopra di me, qua accanto a me esplodono altre supernova. Dai, dai, dai. L'hanno mancato. Guarda, se non lo prendi, se non lo prendi ora che gli sono in coda. Oh, e ci voleva così tanto. Mamma, guarda, c'ho il sole nelle chiappe. Dai ragazzi, mancano 12 secondi e ovviamente già ho superato il punteggio. Sì, sono a 11.000, il punteggio era 10.000, quindi per ora possiamo anche rilassarci. Oppure prendere questo? Distrutto. Non me l'aspettavo, posso dirvi che non mi aspettavo di prenderlo. Perché ovviamente quando è che i missili devono funzionare? Beh, dopo che ho raggiunto l'obiettivo. Fanculo. Oh, ma cosa starà a me arrivando? Oh, un piccione gigante. Forza ragazzi, abbiamo tutta l'aeronautica e la marina insieme a noi, dai dai. Fuoco! Beh, ha funzionato. Allora, è giustamente adesso tocca a noi fargli il culo. Però c'è un piccolo però, infatti. Sapete come si distrugge questo drone gigante? Praticamente bisogna colpirlo nei motori dietro. Ora c'è un piccolo problema. Lui ha questo raggio, che per il momento però non è un nostro problema, perché non lo può utilizzare per coprirsi da sopra o da dietro. Però nel momento in cui adesso gli colpiamo e gli pizzichiamo il culetto, praticamente lui, a parte che sparerà dei missili come contromisure, ecco, tipo adesso, e poi, diciamo, farà saltare fuori dei droni che ci disturberanno abbastanza, ci daranno abbastanza fastidio, e in più di tanto in tanto può attivare una barriera che, se ci sto dentro, tipo anche per 5 secondi crepo, perché mi fa un danno abnorme. Belle queste eliche, ma se te le facessi tipo fuori con dei missili Hellfire, tipo... anche se effettivamente non so che tipo di missili sono, se sono il fire, se sono... non so. No, ho attivato la barriera! No, non l'ho visto, sono veramente un coglione. Ragazzi, non è successo niente, non sono assolutamente morto e non ho assolutamente ricominciato la missione. No, e ora ricominciamo con la virata, gli pizzichiamo il culo. Scappiamo via come dei vigliacchi. E no, perché sta attivando lo scudo? No, mamma mia, 70% di danni, mortacci tua. Ma te lo sta dicendo un siciliano. Dovrei dirti ben altro. Vediamo di fargli una bella virata. No. Ah, fighi, su coming. Questo ragazzi è il linguaggio degli dèi, non potete capire se siete plebei. E ho fatto pure la rima. Got it. Bello questo got it, mi è piaciuto. Ora cerchiamo di distruggergli una delle ultime eliche, magari senza finirci addosso. Oddio, che in realtà sarebbe un modo per distruggerlo, cioè sarebbe un modo valido, però insomma... Non vorrei buttare... Ah, guarda che crea lo scudo. Ah, tanto sono fuori, bastardo. Ma perché dovete copulare all'interno degli aerei? Dai, ragazzi, che cavolo. Capisco che nei momenti di guerra ogni buco è trincea, però non adesso, insomma. Ok, lo scudo si sta dissolvendo. Fuoco con tutto quello che avete! Ok, distrutto. Gli abbiamo distrutto praticamente un'ala. E ora, se non ricordo male, dobbiamo distruggergli la parte posteriore e dietro le due eliche principali. E se non ricordo male, non era poi così facile come potrebbe sembrare, perché vi ricordo che c'è quel raggio che vi avevo detto inizialmente, che vi avevo mostrato inizialmente, che lo può coprire effettivamente da sotto. Però aspetta, prima dobbiamo distruggere effettivamente le eliche. Ok, ora praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere di quota tantissimo, fino a toccare quasi il mare, e dobbiamo salire di brutto, in modo proprio aggressivo, e lo dobbiamo colpire nel ventre molle, tra virgolette. Ecco, però se io manco i bersagli, però che cavolo. Che fastidio quando non li prendo comunque, mamma mia. Ok, siamo sopra l'aereo, anzi sopra il drone gigante, perché alla fine non è altro che un drone questo coso enorme. Che tra l'altro ci sto mettendo un sacco di tempo per ammazzarlo, per distruggerlo. Cioè voi vedete il video tagliato, però io ci sto mettendo veramente tanto. Ok, se mi avvicino così non posso non prenderlo. Ok, infatti colpito. E sarebbe stato strano il contrario. E si ritorna in mare e si sale. E c'è il raggio della morte di Darth Vader. Dai,
Non l'ho preso, ovviamente. Ah, ho rischiato un casino. E dai di nuovo. Dai. Missili fuori. Mancato, ovviamente. Utilizziamo gli altri missili. Ok, distrutto. Non so cosa ho distrutto, però nel dubbio l'ho distrutto. Qua sotto vediamo. Mancato. Dio. Missili agganciati. Anzi, bersaglio agganciato. Missili fuori. E ti prego. Vabbè, mancato. Altri? Mancati. Mancati tutti. Ragazzi, ma... sbaglierò qualcosa io, penso. Dai, ti prego, gioco. Non ti chiedo la luna. Dai. Ok, fuori, missili fuori. Vai, distruggiamolo completamente. Oh, e finalmente. Allora, non è completamente distrutto, però poco ci manca, dai. Gli ultimi missili sono questi, in teoria. Mancati. Ah, tua madre. Anche tua madre è mancata. Oh, finalmente ora sì che ci siamo. Io ho fatto un buco in pancia, praticamente. Ah, che soddisfazione, guarda, che soddisfazione. Guarda che bello, ammiriamo lo spettacolo. Ah, guarda qua che bello. Aspetta che mi metto un po' in posizione. Dove cazzo... ok. Ah, pura arte, pura arte. Guarda, sì e no, ci ho messo 20 minuti per fare questa missione. Però questo è altro per YouTube. Guarda che bello. Vediamo un attimo come cade in acqua. No, e comunque ragazzi, questa parte non la taglio, proprio la faccio vedere tutta per farvi capire la soddisfazione. Sì, missione compiuta, che bello. Guarda che figata. Ah, grande F-35. Ah, va bene ragazzi, poi qua c'è la cutscene finale, giustamente, che ti fa vedere dei pezzi di trama che per chi non ha giocato Ace Combat 7 e vede questo video non capirà, quindi io ve la faccio vedere, ma non ci capirete nulla. Ok, cioè ragazzi, sostanzialmente arrivano questi droni super avanzati che poi nella prossima missione, nel prossimo episodio, dovremmo affrontare e che sono veramente pericolosi, ma soprattutto agili. Io ragazzi non ci posso fare niente, ogni volta che sento questa frase mi viene da ridere, perché in italiano cosette cosa fa un'assonanza molto strana. E ok, praticamente da questo momento in avanti ci dicono di scortare il nostro alleato che si è schiantato contro uno che si sta paracautando, ma sostanzialmente qua non dovremmo fare niente se non atterrare su una portaerei, quindi... Che poi in realtà, avendo l'F-35, potrei atterrare in verticale, però su sto gioco non si può fare, quindi atterreremo come i comuni mortali. Sperando di non schiantarci. E ti prego, ok. Easy. E quindi niente, detto questo, il video può finire qua. Io spero veramente vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare l'ultima missione e vi dico già da subito che l'affronteremo con il Typhoon, con l'Eurofighter Typhoon. E sarà veramente una missione particolare e poco realistica, però capirete quando vedrete, insomma. E quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere, di lasciare like a questo video e attivare la campanella per non perdervi le notifiche. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.